Cambiamo pagina, andiamo a Bibione invece dove si è parlato tanto della spiaggia senza fumo, una spiaggia prima in Italia, al fianco della quale scende anche l'ASVO, l'azienda dei servizi del Veneto orientale, in prima linea proprio per garantire quel servizio. Sentiamo in che modo con lo stesso presidente, Luca Michelutto. A Bivione, una spiaggia senza fumo, l'azienda dei servizi del Veneto orientale non è seconda, anzi già lo scorso anno aveva anticipato in qualche modo con dei propri mezzi il riuscire a mantenere una spiaggia sempre più pulita. Ma ne parliamo con lo stesso presidente Luca Michelutto. Presidente, siete parte importante per questo progetto di una spiaggia davvero pulita, la prima in Italia, tra l'altro senza fumo. Siamo orgogliosi che l'amministrazione comunale intanto ci abbia affidato a noi di seguire la parte comunicativa di questo evento. Forse la parte più importante è proprio la comunicazione, comunicare ai turisti questa importante iniziativa, che è un'iniziativa dell'amministrazione comunale di San Michele degli Amento. Però noi abbiamo curato la parte comunicativa. Questo è anche un riconoscimento all'azienda di quanto ASVO opera ormai da anni con le scuole, con le famiglie, con le associazioni per l'educazione ambientale, per i rifiuti, ma non solo, insomma. E dunque questo è un riconoscimento. E poi c'è una parte che proprio ci compete come da statuto proprio, che è proprio la raccolta. E la raccolta dei rifiuti, in questo caso uno dei due problemi era il mozzicone di sigaretta. Il mozzicone di sigaretta rappresenta una parte importante del rifiuto che raccogliamo in spiaggia e va correttamente smaltito. Dunque cerchiamo di prevenire il gettare a terra del mozzicone, avendo inserito insieme all'amministrazione comunale circa 40 bidoncini per la raccolta dei mozziconi di sigaretta. Questa importante opera, secondo me, ha anche un senso proprio per cercare di non solo non fare la raccolta, ma anche di non inquinare la sabbia e il mare. A proposito di non inquinare, Presidente, voi avete già utilizzato dei mezzi elettrici per la raccolta dei rifiuti lungo il litorale? Sì, l'anno scorso abbiamo fatto un salto di qualità con la raccolta dei rifiuti qui a Bibione, con il trenino elettrico dei rifiuti. Infatti abbiamo fatto un importante salto di qualità perché di fatto con un mezzo elettrico andiamo a raccogliere durante il giorno, quando si forma il rifiuto, da Via Procione fino a Lido del Sole tutti i rifiuti. Questa è una cosa importante perché i rifiuti non rimangono fermi in spiaggia, ma già durante il giorno vengono raccolti. Dunque una raccolta la mattina a cura della Bibione Spiaggia SRL e due raccolte da quest'anno il pomeriggio a cura di ASVO SPA.